Dunque, buonasera mister. Come ha detto Crosali, il Pro Piacenza oggi torna da Chiavari a mani vuote. A nostro avviso, però, era una partita che il Pro Piacenza era in grado di vincere e poteva vincere. Mi sembra che abbiate analizzato bene, mi sembra che il primo tempo è stata una partita a senso unico, abbiamo dominato il campo in lungo e in largo. È solo che l'ho detto anche ai ragazzi, se non si concretizzano certe occasioni e se non si è decisivi e cattivi sotto porta, le partite non si vincono perché la palla da sola non entra. E poi forse in secondo tempo un leggero, leggero calo, però senza rischiare niente, abbiamo regalato quel contropiede che su posizioni prestabilite, perché su angoli ci sono delle posizioni che devono essere rispettate. Non si è capito perché non sono state rispettate, abbiamo preso questo gol e dopo è stata dura perché loro si sono chiusi e insomma era una partita destinata a non sbloccarsi per noi. Ecco, quindi gol arrivato su un errore difensivo, sempre riguardo alla difesa, capitolo portiere. Oggi è stata la riconferma, di Bertozzi, un paio di incertezze in uscita per lui, sarà lui il titolare del Pro Piacenza anche per le prossime partite? Ma i portieri sono forti tutti e due, sia Giacano che Bertozzi sono due portieri che mi danno sufficienti garanzie. Non è che si dice errori, allora quando doveva proteggere quella palla a fondo campo doveva essere un attimo più attento. Forse nella situazione del gol, finché ci ha parlato nello spogliatoio, poteva anticipare e andare lui a prendere quella palla in uscita, a buttarla in fallo laterale. Solo che stava pensando ancora all'errore precedente e purtroppo ha tardato quella frazione di secondo che è rimasta in porta. Ecco il piede, poi ci ha fatto male. Però sono ragazzi che devono maturare, che devono crescere, che devono sbagliare, perché sbagliando si impara. Purtroppo ci è costato caro e speriamo che sia gli errori che si commettano siano sempre di meno da parte di tutti, perché lui proprio è sbagliato, ma davanti noi abbiamo fatto gol e insomma siamo stati poco cattivi, poco incisivi, e è difficile vincere le partite se l'atteggiamento è questo, sotto porta, perché per il resto non ho niente da rimproverare ai ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno e sotto l'aspetto della qualità del gioco, perché sono stati anche oggi veramente eccezionali. Ecco, una domanda banale, ma che poi forse banale non è. Secondo lei quanto sta influendo, ovviamente tutto ciò che accade all'esterno del campo nelle prestazioni dei rossoneri? Una domanda che non mi prende, in questo momento non prende neanche i ragazzi, perché tra di noi c'è un rapporto bellissimo. Io sono stato chiaro con loro e loro sono stati chiari con me. Io so quello che voglio da loro e loro mi hanno garantito la massima disponibilità, il massimo impegno, e penso che questo si veda sul campo. Io al campo ogni volta che vendo voglio solo parlare di calcio e loro questo me lo stanno dando, per cui sinceramente. E poi vedo che a livello societario ci sono delle situazioni che si stanno evolvendo nel miglior modo possibile, per cui la società ci sta mettendo del suo. Poi è normale che ci possano essere degli spifferi o qualcosa che può far sembrare che sia un castello che non rega, però per l'approccio che ho avuto io nella società e per come si sta comportando la società, con anche la ristrutturazione del campo, dell'allenamento, che stanno curando, stanno migliorando, insomma, mi sembra che siano tutte situazioni che stanno andando per risolversi, ci vuole del tempo, ci vuole pazienza e poi vedremo le scadenze, insomma, ognuno poi farà le proprie scelte, però quello che posso garantire io è che di tutto questo nello spogliatoio non sento niente. Ecco, per concludere, archiviata la partita di Chiavari con la sconfitta, mercoledì si ritorna in campo subito. L'avversario di turno è il Siena, che oggi ha battuto un avversario comunque in forma importante come l'Entella. Insomma, sarà una battaglia mercoledì. Eh sì, sono una battaglia, ma sono tutte battaglie, perché anche quella di oggi era una battaglia che avevamo interpretato nel miglior modo possibile a livello di palleggio, a livello di qualità del gioco. Bisogna essere più cattivi, è inutile dire troppe parole. Io sono sempre dell'idea che per giocare a calcio devi avere sempre grande attenzione, grande cattiveria, grande determinazione. Se qualcuna di queste caratteristiche viene a mancare, puoi perdere con chiunque.
conseguenza bisogna mettersi sotto, lavorare a testa bassa, con grande impegno e grande determinazione, indipendentemente dalla partita che hai vinto e perso giù.